subito mi denuncio, Presidente, ma già scoperto faccio il giornalista, per cui la mia definizione assolutamente escarna e preparata alla materia, per cui cerco di adattarmi. L'unica testimonianza, che è il senso per cui forse sono stato invitato, per dare un riconoscimento alla cortesia del Presidente, che facendo il giornalista sono stato, come dire, colpito dall'evento da molti anni, e per cui vi racconto un po', tramite la metafora dell'informazione, quanto sta accadendo, avendo un approccio che cerca di integrare le competenze tecniche che sono qui in platea. Questo è il mio database, io parto da questo mio sforzo di mettere a punto il tema proprio della potenza di calcolo. Io dico subito, ed è la mia insomma, qualifica, appunto, io non sono un ornitologo, ma un papero, lo riconosco, ed è la mia esperienza insomma, di giornalista. Voi in platea, dovendo parlare di volatili, sono molti gli ornitologi che vedo. Io avrò un approccio proprio di chi passa di papero in papero, anche perché siamo in una situazione in cui i paperi si tendono anche a travestirsi. La demoniaca regia del forum che ci ha invitato ha scelto una giornata tra l'altro nevralgica, strategica. Noi siamo alla vigilia del Black Friday, che quest'anno ci dirà qualcosa di più che solo l'ennesimo referendum delle cupidigie, delle volontà e delle adesioni a questi meccanismi esoterici che sono le piattaforme. Quest'anno ci dirà qualcosa di più, perché in realtà noi abbiamo alle spalle, da una parte, situazioni che vedono, questo è il caso insomma di Facebook, una demolizione radicale e strutturale dei livelli di credibilità e di legalità dei comportamenti di queste piattaforme. Il reportage del New York Times dell'altro giorno mette una pietra tombale sulla agibilità ordinaria di questa piattaforma. I dati li avete visti. Il secondo è quello che sta avvenendo sui mercati, che è un elemento che va a toccare il sacro grado, cioè il fatto che l'efficienza comunque non può che vincere sempre. In poche settimane 700 miliardi di dollari sono spariti da questo circo Orfei della felicità. E per cui questi due dati insieme qualcosa ci devono dire. E ci devono dire anche un elemento che è un po' il primo papero che io vi propongo, che l'approccio non può essere, a mio parere, né per analogia né per affinità con le settorialità che abbiamo disciplinato finora con le norme e le leggi. Adesso, il fatto che l'altro giorno il monumento alla materialità, il chilo, è stato smaterializzato ed è solo oggi una funzione, un ornitologo della materia che in platea spero non mi corregga, la funzione di Planck, che sostituirà questo riferimento che era il modello. E l'altro dato, insomma, l'abbiamo ormai da tempo, le valute che sono algoritmi, che sono processi assolutamente smaterializzati. Per cui quello che noi abbiamo davanti, ed è la mia prima constatazione da giornalista, non abbiamo piattaforme. Io penso sia un errore avere come oggetto di discussione di un eventuale intervento normativo quelle che sono materializzazioni del decentramento della potenza di calcolo. L'oggetto che noi abbiamo davanti è la potenza di calcolo che sta smaterializzando
funzioni, ruoli e relazioni, per cui l'algoritmo come tale, non la sua esemplificazione, perché la sua esemplificazione è momentanea, transitoria e del tutto provvisoria. Allora, l'altro tema che vi propongo, usando un altro che riconosceva i paperi, pur non essendo un ornitologo, per cui Italo Calvino già da allora con le lezioni americane ci spiegava che tutto è software, per cui noi abbiamo davanti un fenomeno che non è, come se posso permettermi, una nuova rivoluzione industriale. Noi abbiamo davanti una rivoluzione alfabetica che modifica le modalità antropologiche di relazione, non un nuovo modo di produrre ricchezza o un nuovo modo di squilibrare il mercato. Perché se lo semplifichiamo in questi termini, io credo che diventi inafferrabile questo processo. Insomma, come diceva un grande giornalista, Tiziano Terziani, quando se noi proviamo a vedere, a scorgere un ghepardo, ci sono tre ghepardi che ti hanno già visto tre volte. E per cui lui diceva, come si fotografa un ghepardo? Gli si spara, perché è l'unico modo per tenerlo fermo. Allora, siccome io non penso che si debba sparare, però sicuramente, insomma, dobbiamo capire come sintonizzarsi con quel dato. E la velocità, ne parlava prima il professor Bressani, è la dimensione, il linguaggio, è il messaggio, come diceva Virilio. Noi già in questi giorni abbiamo un quadro radicalmente diverso sotto gli occhi, ma abbiamo un quadro che esprime la fungibilità permanente dell'oggetto. Voi pensate che l'algoritmo di Google viene cambiato 19 volte al giorno. Voi ditemi come si fa con gli istituti normativi, giuridici, istituzionali, politici e sociali a sintonizzarsi con questo processo. 19 volte al giorno, certo, 18 volte saranno dettagli marginali, ma almeno una volta cambia l'anima, Google la trova l'anima dell'algoritmo, c'è l'anima dell'algoritmo. Allora, il tema che io credo si debba affrontare, che state affrontando, è la titolarità della sovranità nella comunità. E dunque stiamo parlando di politica, non di tecnica. Il papero che abbiamo davanti è un papero tutto politico. Aveva dinanzi, però questo è già stato affrontato, noi non stiamo parlando di una forza esoterica, non stiamo parlando di uno scontro futuristico fra macchine e uomini, noi stiamo parlando fra proprietari di sistemi di calcolo e utenti, clienti, subalterni a questi sistemi di calcolo, per cui è un fenomeno esclusivamente di relazione sociale. Il terzo papero, insomma, che vi propongo riguarda, questo voi forse l'avete visto, è il primo anchorman artificiale che ha condotto un telegiornale in Cina, cioè è il processo di automazione delle attività istrizionali dell'uomo, del pensiero, ed è il punto che ci avvicina forse all'oggetto della nostra discussione. Io da giornalista ho pagato, in senso neanche metaforico, la mia busta paga si è radicalmente ristretta in questi ultimi 10 anni in proporzione dell'automatizzazione delle attività discrezionale. Oggi il 52% di tutti i contenuti che sono in rete, tutti i contenuti che sono in rete non sono prodotti da esseri umani. E qui forse la prima considerazione che un consumatore, un utente, un lettore potrebbe dire, potrebbe rivolgere al mondo dei decisori. Ma è possibile che per la prima volta io non abbia nessuna avvertenza o segnale a distinguere un contenuto prodotto da un essere umano rispetto a un contenuto prodotto da un robot?
Vi pare la stessa cosa leggere un post automatizzato per cui prodotto da un sistema automatico che è stato costruito da qualcuno con un fine, che è stato costruito, è stato, su cui si sono investiti capitali con un fine che mi trasmette contenuti rispetto ad un essere umano che ha una sua dialettica interna diversa. Allora, il primo punto forse è cominciare ad esercitare diritti di negoziabilità imponendo codici elementari ai decisori per quanto riguarda l'autotutela in questo ecosistema della comunicazione permanente. Comunicazione che tra l'altro ha ormai una dinamica radicalmente diversa e questa è un'altra dimensione, insomma, che noi dobbiamo cogliere, che è il processo della reciprocità. Questa è la tendenza, è stato ed è tuttora il motore sociale e culturale di questo mondo, cioè l'accorciare permanentemente la catena. Processo che è iniziato non oggi, non ce l'ha spiegato Mark Zuckerberg o Larry Page, è un processo che già Walter Benjamin negli anni 30 aveva intuito quando già fotografava i primi processi di deindustrializzazione, basati sull'ambizione degli individui di essere autonomi dai mediatori. E questo è l'elemento che se noi rileggiamo indietro e dovessimo insomma definire che cosa in realtà è successo in questi ultimi 50 anni, ci sono molti meno mediatori che contano oggi. È giusto o sbagliato, adesso non voglio aprire quella porta. Io penso che sia un elemento di civiltà. Mi rendo conto che i mediatori hanno un po' di mal di testa, perché capita, perché si trovano un po' a disagio. Allora, il tema diventa inevitabilmente non più la trasparenza dell'algoritmo, che già oggi è un tema assolutamente marginale e periferico rispetto alle riflessioni politiche e istituzionali, ma come l'intera filiera della ricerca non possa che essere partecipativa, non possa che essere in qualche modo socialmente controllata. L'ultima domanda da chiederci, e vengo a bomba, ma perché questa partita è stata vinta dai service provider? Perché guardate che fino a qualche anno fa quelli che sapevano ci spiegavano che dopo la rivoluzione industriale che era stata dominata dai produttori, veniva il pendolo, sarebbe passato ai consumatori. Gli strumenti di reciprocità interattiva, di controllo permanente del prodotto, le forme e le culture insomma, del consumerismo avrebbero messo sotto scacco il dominio dei produttori. I produttori sono sotto scacco, ma non dai consumatori. Oggi l'anello centrale della catena del valore di qualsiasi prodotto è la distribuzione. Perché? Ma per un motivo insomma, che voi sapete insomma, meglio insomma, di me. Per cui oggi la personalizzazione e la parcellizzazione insomma, della distribuzione, io voglio quel prodotto. E lo voglio differente, ovviamente valorizza e premia l'intero insomma, dominio insomma, dei big data. E qui questi sono i nuovi mediatori che abbiamo davanti, cioè i service provider, io lo vedo nel mio laboratorio marginale dell'informazione, ma questo riguarda la sanità, questo riguarda il consumo in generale, questo riguarda le istituzioni e la pubblica amministrazione. Voi pensate che l'altro giorno abbiamo assistito a un fenomeno straordinario, i servizi segreti di questo paese hanno fatto una conferenza stampa, che è già la cosa. Io sono servizio segreto,
No, ma poi il tono della conferenza stampa, perché hanno annunciato che 500.000 account erano stati violati, e anche questo spiega, perché uno la prima cosa insomma che doveva dire è: amico, a casa, lascia la penna sul tavolo, perché... E a domanda, ma com'è che sono stati violati? Questo dice, beh, sapete, le società che ci curano i servizi, scusa, no, perché noi abbiamo dato un appalto a società private che ci curano i servizi. Ah, interessante questa cosa. E che fanno queste società? Ci curano i dataset riservati. E che società sono? Andate a vedere che società sono. E sono peraltro le stesse società che curano i dataset, ad esempio, delle procure della Repubblica dove vengono secretati gli atti. E poi si scopre che sono le stesse società che curano i sistemi di calcolo, ad esempio, per i sistemi d'arma della Marina italiana. Allora, il tema è, ma uno Stato può non essere padrone dei propri algoritmi? E questo vale per una comunità? Vale per una città? Cioè, noi possiamo, e il tema in discussione riguarda la sovranità della collettività in quanto tale, sempre posto che l'algoritmo abbia quel ruolo e quella funzione. Chiudo perché qua per ci escono dagli occhi, e arriviamo all'ultimo punto. Io lo uso sempre insomma come esempio. Spotify è l'aspetto, come dire, più frivolo. E da qualche mese Spotify ha cambiato il suo algoritmo. Qualcuno gli ha chiesto, beh, no. E che cosa fa? Non è più lo strumento per campionare la nostra sensibilità musicale in base al quale ci propone una lista, ma misura l'evoluzione tendenziale dei nostri gusti per sapere fra 5 anni che musica ci piacerà. E siccome però Spotify è anche produttore di musica, non vi sfugge che intrecciando la nostra evoluzione naturale con gli input che ci vengono dalla musica che ci propone, quella parabola viene rettificata gradualmente e noi veniamo spostati, orientati, guidati in quel punto dove ci aspetta fra 5 anni Spotify. Ora il tema è, ma se non fosse musica, e sempre la malalingua di cui prima, fosse politica, è successo, è già successo. Che cos'è Cambridge Analytica se non questo? Che cos'è Facebook se non è questo, a quello che ci dice il New York Times senza replica? E per cui a questo punto io devo dire con la tenerezza e l'affetto che ho per gli amici dell'Hatchcom, di cui domani viene pubblicato il documento e abbiamo uno dei più autorevoli e solenni membri del comitato, ma noi possiamo usare la categoria dell'autodisciplina di fronte all'uso di armi nucleari. Voi immaginate molto più banalmente se negli anni 90 noi davanti a Emilio Fede e Sandro Curzi avessero detto: sì ragazzi, mi raccomando, si usa la televisione, autodisciplina. No, e loro avrebbero detto: non ti preoccupare amico, stai in mano all'arte, come si dice a Napoli, fidati. Ma erano Giacomo Leopardi e Guido Cavalcanti in confronto a questi signori, quei due, o no? Allora, il tema è oggi, alla vigilia tra l'altro di una tornata elettorale, i database territoriali possono essere commercializzati in maniera privata e riservata? Questo è uno dei temi di cui i consumatori di democrazia dovrebbero chiedere motivi, anche perché questo signore, che non fa mistero del suo mestiere, che è il capo di Stato Maggiore dell'Armata Russa, che si chiama Valery Gerasimov, ha spiegato perfettamente insomma come si fa la guerra oggi, e si fa intervenendo
nelle psicologie, quest'altro ne è stato lo strumento primario. Questo mostro, che sembra, che invece è davvero un genio, 22 anni, l'unico studente ammesso per chiari meriti alla London School of Economics di Londra, perché chiunque incontrandolo in un vicolo ovviamente avrebbe ben altre reazioni che pensare alla London School of Economics, ha spiegato perfettamente: si cambia la democrazia cambiando la gente, si cambia la gente cambiando la cultura, si crea un trend che non è altro che un movimento nella cultura. Questo è stato Cambridge Analytica, questa è la potenza degli algoritmi. Per cui a questo punto, e chiudo perché ho capito, se no il papero mi insegue fino a casa, il tema vero è come si fotografa il design. Io penso, ciò per le altre cose, ma credeteci sulla parola, il tema è come si crea un sistema negoziale socialmente controllabile che permette con algoritmi di controllare altri algoritmi. Come questo processo esce dalla riservatezza e dall'assoluta insostenibile richiesta di privata proprietà e diventa bene comune, come la sanità e la scuola. Anche perché su questo punto la partita è sostenibile, e ci spiegava Alan Turing che noi l'innovazione la troviamo sempre lì dove l'intraprendenza incontra la disubbidienza. Intraprendenti ci spiegano tutti a essere disubbidienti, e avremo anche dei distinti naturali ad esercitarla. Grazie.